Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questa nuova giornata. Un po' in ritardo, perché in ritardo? Sostanzialmente io avevo appunto, cioè mi dovevo svegliare alle 8. Mi sveglio alle 8:30 e avevamo il bagno in comune, perché tanto per una notte è una cosa rapida, ci si adegua. Ero convinto che il bagno fosse occupato, quindi non sono andato a bussare come uno scemo. In realtà era libero e quindi ho perso tipo 3/4 d'ora ad aspettare sto cavolo di bagno. Vabbè, scemenze. Ho portato la valigia da Claudio perché sinceramente oggi l'avventura che mi ha presa a fare oggi con la valigia non è fattibile. Già mi aspettano 3 km di passeggiata per arrivare a casa di Matilde, che non vi dico che bella passeggiata è. Poi un'altra bella scarpinata. Ah, lo vedrete tutto il resto. Intanto voglio fare i complimenti ai bolognesi, perché la mattina qua è di domenica ovviamente, oltre che c'è una tranquillità che ti mette solo la pace a sentirla, ma poi soprattutto molto molto pulita, bella come piace a me, città che piace a me. Adesso andiamo verso casa di Matilde. Allora, siccome oggi mi aspetto una grande scarpinata, ho fatto un po' di spesa, ho comprato la bresaola, l'insalata e 2 litri d'acqua, perché se no faccio come ieri, non bevo nulla. Stavo notando un fatto che a Bologna, nella parte centrale, quindi su via Rizzoli, quella sotto, diciamo, che fa tutte le torri, le due torri, la domenica mattina, non so se è sempre così, magari se siete di Bologna confermatemi con un commento, fatemi sapere se è vero questa cosa qua. Comunque c'è sempre moltissima attività, un sacco di gente, gente di qua, gente di là, fanno un sacco di cose, attività. È simpatico, mi è piaciuto, c'era musica anche alle 8 del mattino, secondo me è il giusto, perché comunque se non è una zona particolare, è una zona abbastanza centrale, ci sono determinate persone e di conseguenza c'è un'attività che ti rende bella la giornata, diciamo rende un'attiva viva la città, non morta, ed è un'attività secondo me piacevole, piuttosto che quelle cose che fanno a Roma, che secondo me non mi ci trovo mai, non lo so, avete capito che io un amore smisurato per Bologna, incondizionato, però vabbè. Voi vi state chiedendo, ma perché Peppe è andato a fare la spesa e non provi le cose di Bologna? In realtà le cose di Bologna io le conosco perfettamente, visto che, lo sapete, mio padre è bolognese, quindi conosco tutte le cose e ho già mangiato tantissime volte la roba, quindi conosco i gusti, però ovviamente ci sta. Ieri ho mangiato le tagliatelle, avrei voluto prendere i tortellini, ma con questo caldo non andava bene, perché ovviamente i tortellini vanno presi in brodo. Ma il problema principale è che quando io mangio le cose fuori dalla mia dieta mi sento molto molto gonfio, mi sento comunque appesantito. Vedete, stamattina sono un po', perché ho bevuto poco, quindi c'ho molta ritenzione idrica, insomma non mi piace mangiare. Poi siccome oggi sono comunque, vado in una zona lontana, tutto quello che faccio una passeggiata particolare, ho deciso di portarmi a fare con Matilde, di fare una sorta di picnic, e quindi di conseguenza ho preso 2 cose tranquille, un po' di bresaola, un po' di grana e dell'insalata, così, e 2 litri d'acqua, perché se no morirò di sete. E adesso vediamo di beccare Matilde, perché sto arrivando a casa sua. Mi sto rendendo conto solo ora che sono estremamente rincoglionito, in pratica mi sono dimenticato le forchette da comprare, quindi mi toccherà mangiare l'insalata con le mani. Se non sono io un caso perso, non lo è nessuno. Ragazzi, guardate che ho incontrato. Ciao. Che sta vloggando pure lei. E niente, siamo qua arrivati a fare questa avventura di oggi, che non vi ho ancora spoilerata. Avete più o meno capito dal fatto che mi sono attrezzato molto molto easy, perché sarà una cosa difficile. E lei mi ha avvertito, probabilmente ve l'ha detto cosa facciamo oggi. Sì, gliel'ho detto prima. Però loro non lo sanno, quindi cosa facciamo oggi? Dio, andiamo tu. A San Luca, che sono appunto questi colli che non si vedono qua, e c'è questa Aspetta. Lunghissima camminata. Vai. Che appunto prende un porticato. Ci sarà di divertirsi. Sì, più che da divertirsi, io avevo questa settimana di recupero dall'allenamento, ma da come ho capito sono 660 gradini o qualcosa di lì, quindi le gambe, farò tipo gambe oggi, allenamento di gambe, e proprio morirò, quindi bene. Ragazzi, se non sopravvivo questo vlog non uscirà mai, sapete che sono morto sulle scalinate di San Luca. Allora, ancora non si vede nulla di particolare, vi faccio solo notare la pendenza che c'è. Se vedete là in fondo c'è il Dall'Ara, guardate, eccolo, tutto colorato dei colori del Bologna, si vede molto figo. E noi dobbiamo arrivare, non so dove. Non si vede. Non tipo la grande muraglia. Esatto. La mini muraglia. Ah,
Siamo quasi arrivati sopra in cima. Io sono bello bello affaticato. Affaticato no, in realtà a livello di cuore, di cosa, non sto accusando nulla. Un po' male ai piedi perché non ho le scarpe ovviamente adatte, perché sono una persona estremamente intelligente. Quindi tu dici, devi farti la scarpinata 10.000 km in salita, che ti metti le scarpe da tennis? No, mettiamoci i mocassini, quelli belli duri, perché sono proprio idoni. E aggiungerai i jeans. I jeans, è vero che lo sapevo io, ma non avevo calcolato. Vabbè, ho detto posso andare in giro per Bologna. Vabbè, sono una persona strana, lo avete capito. Però vabbè, a livello di cuore no. Sto sudando perché ovviamente un po' il caldo si fa sentire. Siamo già quasi mezz'ora che camminiamo. Però siamo quasi arrivati, è una bella esperienza, una bella passeggiata che se te la fai a passo tranquillo, veloce. No, veloce no, però tranquillo, chiacchierando. No, tranquillo, sì. Si fa tranquillamente. Mo ci siamo fermati perché sia io che lei eravamo un po' leggermente stanchi, mi avevo bevuto un pochettino. E ci stiamo riguardando perché c'è un bel venticello fresco. Sarà forse più che altro che siamo sudatici, e quindi quando arriva quel sì, ogni filo d'aria che muovono le persone che passano è piacevole. Molto piacevole ed è molto sì, bello. Sì, è una camminata piacevole se la fai come abbiamo fatto noi, cioè che tipo cammini con calma, riesci chiacchierare, a chiacchierare esatto, senza avere il fiatone, come diciamo qua. Esatto, non abbiamo il fiatone, esatto. Non sono tranquillissimi. Siamo sudati, sì, ma non sì, senza sudati, fiatone. Sudati, ma non siamo. Se invece ho visto gente che se la fa di corsa con le caviglie, con le gocce che cadono dalla testa. Esatto, no, ci sta a farlo. Però quando sei in compagnia, cioè è bello chiacchierare. Passa anche il tempo, sì, passa, se no ti sta salendo mezz'ora da solo così è brutto. Infatti, di solito quando vengo da sola, musica nelle orecchie, a palla e. È una bella corsetta. È l'unico modo, sì. Va bene, adesso continuiamo la nostra passeggiata e vi facciamo vedere quando arriviamo sopra, che siamo quasi arrivati. Ragazzi, siamo finalmente arrivati sopra in alto. Come potete notare da questa magnifica e bellissima vista, si vede tutto a Bologna. Vedete, guarda che, cioè ci vede proprio tutto a Bologna. Quindi devo dire, facendo conto che noi eravamo là sotto giù, vedete dove eravamo noi prima, adesso essere qua è tanta tanta roba. Vabbè, noi continuiamo il nostro fighissimo e bellissimo tour, mentre là potete osservare i colli in lontananza, purtroppo non si vedono, dove tutti i bolognesi si vedono la sera e fanno baldoria e si sfoccia. Oh, mi merito un like solo per questa bellissima vista, vero o no? Lasciatelo. E questi sono i colli che vi dicevamo prima, che non si vedevano. Da qui potete vedere molto molto bene la basilica che vi ho mostrato prima, quanto è bella. E poi tutti quei colli, quelle valle che ci sono sotto. Come siamo praticamente sadomasi, abbiamo deciso di farci questo sentiero qua, ragazzi, che non ho capito dove sbuchiamo, ma lontano, le stava vloggando, lontano lontano, però sostanzialmente ci sta. Io lo vedo come una bellissima giornata fresca, abbastanza fresca. Se siamo saliti giù, ci sta a scendere, poi magari a metà percorso ci fermiamo, facciamo spuntino, pranzo. Sì, allora non è che finiamo proprio lontanissimo, nel senso finiamo per chi è di Bologna, Casalecchio, che è diciamo la prima periferia, esatto, dopo Bologna. A piedi c'è una pista ciclabile enorme, saranno 20 minuti diciamo, è la giornata pro camminata. Mi sa che io non abbiamo portato il picnic, ma qua ci meritiamo un bel pranzo, che dite ragazzi? Fatelo sapere con un commento pure sul mio, sul tuo, cosa non si capisce meritiamo? Se ci meritiamo di fare il picnic o un aspetta, pranzo bolognese. Aspetta, il picnic in cosa consiste? Però? Allora, il mio picnic è così composto da bresaola, comunque adesso c'è questa bella scarpinata, un bel sentiero che comunque lo vedo molto molto fresco, vedete? Può notare che è assolutamente fresco, ci sta a farlo. Dove si spunta? Questo è stato un'idea di mio papà, vediamo se lo ringrazieremo. Dire che sono una persona estremamente intelligente, visto che la vista è veramente spettacolare, ma non so se avete capito il sentiero, e io così. Va bene, grazie, va bene. Vabbè, secondo me questo vlog non uscirà perché morirò prima. Ma va bene. Ah no, abbiamo un'infermiera, magari mi sa soccorrere. Certo. Certo. Io invece sono medico e su me stesso non funziono. Alla fine di quel super sentiero distruttivo siamo arrivati in questo bel parco molto molto carino. Invece si farà una bella pausa, io mi sto mangiando un po' di bresaola e parmigiano con l'insalata, ma troverò un modo per mangiarla. Lei pure si è dato l'insalatina e al tè, mi ho fatto una specie di picnic, chiamiamolo picnic,
Buon appetito. Allora, se volete vedere un Peppe in modalità pecora, andate a vedere il suo vlog, perché ci sono io che mangio come una pecora. Detto questo, ci stiamo avviando a prendere un bel caffettino, poi ci incamminiamo verso il centro. E di basta, Roma. Di Roma, verso il centro di Roma, il che arriviamo dopo domani. Siamo a Roma. In pratica siamo arrivati qua, questa che è la chiusa, gente là che si fa il bagno in quell'acqua, non so com'è possibile, e stiamo percorrendo questa pista ciclabile molto molto bella che sbuca praticamente in quel di Bologna, al parco del Ghisello, che è proprio a cavallo tra Casalecchio e Bologna. Facciamo Piero Angela. Ci troviamo in questa pista ciclabile del 1800. 1800 c'erano già l'asfalto, come è stato pure i Morales, cioè cosa non vanno. Torniamo nel mondo normale. Questa pista molto comoda perché appunto è una camminata, come vedete, easy, tranquilla. Passiamo dentro a questo parco molto carino. Nella nostra camminata siamo finiti in quel parco che dicevamo prima, ma guardate dove eravamo noi stamattina. Non so se vi rendete conto della cosa, cioè, magari la videocamera, ecco, ho fatto un po' di zoom, cioè, non so ragazzi che scalinata ci siamo fatti e che discesa. Ragazzi, stiamo facendo una piccola pausa proprio perché siamo morti, ma siamo arrivati praticamente a casa sua. Io mi sono sparato 16 km, il che... Sì, sto facendo un po' di cardio lisse, quindi ci sta. Autobus che passano. Stavo dicendo, quindi siamo arrivati, adesso ci dobbiamo salutare con Matilde, purtroppo. Mi piace, sono contento di averti visto di persona, okay. È stato bello, mi ha fatto ottimo cicerone, mi ha fatto... E poi ha capito che io volevo camminare, mi ha fatto camminare un sacco, mi ha fatto vedere un sacco di posti carini che io di Bologna non conoscevo. E la ringrazio di questo, quindi ringraziate pure voi nei commenti, mi raccomando. Piacere. Adesso la salutiamo. Esatto, la salutiamo, io continuo che devo andare da Claudio. Mi raccomando, in descrizione c'è il suo canale YouTube, andatela a seguire perché fate vlog molto molto belli. Non è come me che mi si mette a editare, quindi sono molto più, forse un po' più veritieri, no? Che i miei sono finti, però sono... No, ci metti. Mi diverto a montarli, sì. E quindi ci vediamo. Mua. Buon ritorno. Grazie, ciao. Dunque ragazzi, finalmente sono riuscito a prendere il treno. In realtà voi non lo sapevate perché ho salutato Matilde e poi mi sono messo a parlare con la Fra, poi sono andato da Claudio, quindi ci siamo molto rilassati. Ho staccato un po' delle registrazioni, lo sapete, sono un youtuber a modo mio, lo sapete benissimo. Poi ho anticipato il treno, per fortuna c'è la promozione che puoi cambiare i treni come vuoi con la Trenitalia, e quindi ho anticipato un po' il treno, che fa pure ritardo, vabbè, di tutto, e quindi sono in treno, mi sto riposando un attimo che sono cotto. Spero che questi video vi stanno piacendo comunque. Sono arrivato finalmente in quel di Roma. Adesso sto andando a cercare la Franci, che mi è venuta a prendere, gentilissima, troppo non si doveva muovere. Sono completamente distrutto, infatti sul treno mi sono anche un po' bloccato. Allora, i piedi, che non sono più dei piedi perché io sono furbo, quindi sapete, sono andato con i mocassini. Le cosce, che sono super rovinate. Alla fine ci ho fatto 25 km, però credo che invece, anche se sono stanco e un po' distrutto, credo che invece la città vada vissuta camminando. Prima ho fatto un post su Instagram proprio dove dicevo: ragazzi, bisogna camminare nelle città. Molti utilizzano i mezzi per muoversi, per andare in costruzione. Capisco utilizzare i mezzi quando devi andare in comunque posti lontani, e di conseguenza ti risulta difficile muoverti, arrivare quando devi fare 20-30 km. Ma se tu puoi muoverti camminando a piedi e prendi i mezzi, secondo me è una gran sciocchezza, perché perderesti quello che è il fascino della città. Anzi, molte volte quando cammini a piedi hai la possibilità di vedere dei luoghi che magari con i mezzi non potresti fare e che ti capita di vedere così casualmente. In sostanza, camminate a piedi.